Signori, questo evento qui è a Laurecano, a Palo del Monte.
Signor Notaro, posso conferire con Sua Maestà la regina? La regina. Maestà, buonasera. Per me è un onore conoscere la buona sposa. Ecco ancora al di là della farsa. Complimenti, state benissimo tutti, veramente complimenti. Poi diremo il nome di costoro, ma la domanda che le faccio. Che sensazione sente nel vestire il ruolo di questa grandissima donna che è stata la buona sposa, che ha fatto tantissimo sia a Bari, a Palo e in provincia, ma che sensazione ha? Sono molto onorata di rappresentare questa grandissima donna che ha fatto tanto per la città di Bari e anche per i corpi. Bene, 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 noi veramente siamo contenti. Grazie Franco per questo regalo e la buona sforza è vestita nelle mani della signora Mastro Matteo Domenica. Mastro Matteo Domenica, invece guardate questo barbone, bello, è Sigismondo di Cracovia, quindi di Sua Maestà, re di Polonia, Sigismondo di Cracovia, che sotto le vesti del re abbiamo il signor Vito Mastro Matteo. Vito dalla Polonia, proprio non è. Noi abbiamo la contessa Teresa Ventrella. Teresa, questa è la bella faccetta. Maria Teresa. Maria Teresa, la voce a scaldo. La signora? Tricarico Anna Maria. E Bernardo Teresa. Vulpis Vita. Vulpis Vita, cognome, nome, carne. Ma invece, voglio sapere, con il notaro, io ho detto, c'ha un proprio nome, lui mi ha detto sì, e dice, non ho quello tu, ho quello tuo notaro. Invece era proprio il nome del notaio che si chiamava il notaio. Io volevo dire un invece sotto le vesti abbiamo Pasquale Fumai. Dovete sapere che Pasquale Fumai è un cicerone noto a Palo, perché lui è quello colui che poi racconta la sagra, il palio del Viccio, è lo speaker, quindi ha fatto proprio i panni del notaio. Poi abbiamo il signor Duca Giacomo Lanzino. Ma è dato un nome, complimenti. Nicola Armenza. Nicola da Cortomodoro, signora, benissimo, bene, io vi ringrazio di vero cuore, ci avete fatti rivivere questa bellissima emozione legata alla buona sforza che come vedete ha unito tante città della provincia di Bari, ha unito la Puglia alla Polonia, ha unito l'Italia alla Polonia. Voi sapete che i colori nazionali della Polonia sono bianco e rosso. Il colore di Bari è bianco e rosso, quindi con questo segno di pace e di sangue noi vi lasciamo e andiamo al proseguo della puntata. E un grazie ancora a Franco e ai suoi collaboratori per questa bella emozione. Sabato alle 3, poi sabato sera a mezzanotte e domenica di nuovo alle 3. Va bene? Grazie a tutti, grazie a voi, Grazie. Arrivederci.